Il Bullet Journal è un metodo per tenere traccia del passato, organizzare il presente e pianificare il futuro. Queste sono le parole dell'ideatore Ryder Carroll, che in particolare definisce il Bullet Journal a partire da quello che vedi sulla tua sinistra, cioè il cosiddetto bullet point, un puntino che è utilizzato, e da cui quindi prende il nome lo strumento del Bullet Journal, proprio per riuscire a elencare, a organizzare le informazioni che vogliamo trascrivere e ricordare. Diciamo che questo strumento è entrato in tendenza principalmente a partire dal 2013, anche grazie al successo che ha riscosso sui social media, e quindi indirettamente come una forma di pubblicità e un passaparola, fino a quando l'ha fatto in modo che diventasse un fenomeno utilizzato da tutti, anche da un punto di vista universitario. Infatti dopo vedremo qual è l'aspetto legato all'università. E per cercare di dare una definizione chiara, concisa e che vada dritta al punto, possiamo definire il Bullet Journal come un sistema rapido e flessibile per tenere traccia di obiettivi a breve e a lungo termine. È flessibile perché è molto personalizzabile come strumento, ma è molto rapido perché punta molto sulla semplicità. Infatti, i punti forti di questa metodologia, che è uno strumento utilissimo per rimanere organizzato e soprattutto, proprio perché punta sulla semplicità, farlo senza sforzi particolari, anzi farlo nel modo che è più coerente con il modo nostro di vedere in realtà, di riuscire a trascrivere, ricordare, registrare le informazioni che ci servono. Quindi la semplicità si basa principalmente sul fatto che è costituito da carta e penna, quindi dove la carta è proprio il bullet journal, che puoi trovare sia nelle versioni già strutturate, quindi in cui trovi le sezioni, ma io ti consiglio anzi di partire da una versione il più basilare possibile, proprio per poter creare un bullet journal che sia il più possibile unico, fatto proprio su misura per te, che tu costruisci su misura per te stesso. Diciamo che puoi sceglierlo anche in forma digitale, in versione digitale, anche se io te lo sconsiglio, anche perché è molto più utile cercare di rintracciare una versione più concreta, in cui gli eventi diventano anche più tuoi. E infatti attraverso la versione cartacea puoi stabilire un rapporto, per così dire, più diretto con tutte le informazioni che andrai a registrare. Ovviamente l'organizzazione è fondamentale, e voglio anche dirti che ci sono dei modi, adesso vedremo, non solo per capire perché dovresti utilizzare un bullet journal e soprattutto come devi fare, e poi vediamo nello specifico dell'applicazione nell'ambito dell'università. Ti dico già da subito che se vuoi prendere uno di quei bullet journal già organizzati, o comunque vuoi farne uno tuo, puoi vedere diverse tipologie. Ci sono quelle più artsy, quindi quelle più basate su versioni estetiche, artisticamente più belle da vedere, oppure ci sono quelli più minimalistici, che ti permettono di andare dritto al punto e quindi, ripeto, molto personalizzabile come strumento. Quindi partiamo dal primo punto: perché dovresti fare il tuo bullet journal? Quindi a cosa serve? Quali sono gli obiettivi che puoi registrare appunto in un bullet journal? Intanto puoi monitorare delle abitudini, o che tu voglia crearle o eliminarle, puoi monitorarle, quindi per esempio segnando quando fai un qualcosa, quando non lo fai, quindi in funzione se vuoi mantenere un'abitudine o eliminarla del tutto. Puoi tenere traccia di elementi importanti nella vita di ognuno di noi, quindi del fitness, o quindi dello sport, dell'alimentazione, se fai diete particolari, se vuoi provare delle diete particolari, gli effetti delle diete che stai già facendo, e puoi quindi tenere traccia di cose da fare. Proprio ho lasciato questa dicitura per farti capire che è molto semplice da implementare, per spaziare su qualunque tipo di argomento e informazione che vuoi registrare. Puoi creare delle liste, ad esempio, se ci sono dei libri che vorresti leggere, magari sei indeciso o indecisa su quale scegliere, puoi creare tranquillamente una lista, tenerli da parte e poi in libreria, in biblioteca, scegliere quelli che ti piacciono di più. Puoi tenere conto di luoghi da visitare, magari ne hai sentito parlare o qualcuno ti ha raccontato qualcosa, e quindi prendi una lista dei luoghi da visitare. Possono essere altre città, possono essere dei luoghi nella tua città, potrebbero essere musei, potrebbero essere dei parchi, dei ristoranti in cui si mangia particolarmente bene e quindi vorresti provarli. In generale puoi approfondire molti aspetti, quindi intanto li segni e poi li puoi approfondire in un secondo momento.
puoi segnare degli eventi, degli impegni a cui devi prendere parte. Quindi utilizzandolo un po' più come un'agenda, anche se ti sconsiglio di utilizzarlo specificamente come un'agenda classica, proprio perché diciamo verrebbe a mancare la particolarità di questo strumento, ma puoi segnare ovviamente ora, luogo, le persone coinvolte, quindi chi devi vedere, cioè, chi devi incontrare. In ogni caso, ti consiglio sempre di integrare un po' in tutte le sezioni dei commenti per ricordare meglio e personalizzare di più. I commenti possono essere anche delle brevi frasi, dei commenti veri e propri, come se stessi facendo un commento a voce alta. Questo ti permetterà di entrare ancora più in relazione, tra virgolette, con quanto scrivi e con quanto poi quello che hai scritto avrà effetto nella realtà che ti circonda. Come dovresti fare il tuo bullet journal? Quindi come organizzare al meglio questo strumento? Intanto uno degli strumenti che diciamo lo fanno un po' da padroni è ovviamente la to-do list, un'idea non è sicuramente nuova, però è molto utile per tenere conto di scadenze, impegni ed eventi che devi assolutamente rispettare. Questo potresti utilizzarlo anche per organizzare la giornata di studio, ad esempio su tutte le cose che devi fare per studiare o tutte le cose che devi fare nella giornata in generale. Quindi è molto flessibile come mezzo. Io ti consiglio di controllare costantemente, quindi di acquisire, un'altra volta qui vediamo un'altra delle utilità, acquisire le abitudini di controllare costantemente il bullet journal così da poter sfruttare quell'effetto promemoria che ti permette di non ricordare, soprattutto di non essere troppo dipendente dagli smartphone che ci ricordano quando fare tutto, come, perché, cosa, eccetera. Utilizza dei simboli, quindi oltre ai bullet point, che diciamo credo che debbano essere proprio il miglior aspetto, anche perché l'organizzazione viene ottimizzata in funzione dei simboli che sono tuoi, che crei tu stesso. Per esempio, potresti mettere una casella, un quadratino vuoto accanto a tutte quelle attività, a quegli eventi, a quel qualcosa che devi ancora fare. Il quadratino puoi riempirlo, per esempio. Se è un'attività che hai già fatto, oppure se è un'attività cancellata, invece di riempirlo fai una croce, magari utilizza dei colori in particolare. Non soffermarti ad utilizzarlo come una semplice agenda, te l'ho già detto prima, ma è importante che te lo ripeta proprio per non cadere in un uso troppo statico che non ti permette di sfruttarlo al massimo. E poi, questo è un aspetto molto importante, soprattutto se lo utilizzi per studiare, tieni una sezione di brainstorming. Se non conosci il brainstorming, te lo spiego velocissimamente, è la possibilità di creare, trascrivere, registrare più idee possibile che si sviluppano in modo intuitivo, rapido, fluido, veloce, senza particolari censure. Questo ti permetterà di diciamo, superare un po' l'impasse, quindi superare quel blocco che è tipico delle fasi in cui ci sforziamo ad essere creativi, e questo ti permetterà di velocizzare moltissimo i processi in cui è coinvolta una forma di creatività, una forma di intuizione, di produzione di idee, di contenuti, di materiali, eccetera. Quindi il brainstorming ti permetterà di sfogare al massimo la tua creatività anche nello studio. Quindi, nel caso specifico dell'università, questi sono gli aspetti che voglio proporti. Il bullet journal è un ottimo strumento anche perché riduce inutili stress. Spesso tendiamo a sovraccaricarci di pensieri riguardo il cosa dobbiamo fare, quando dobbiamo farlo, chi dobbiamo incontrare, a che ora è, in che posto è, quindi in qual è il luogo, eccetera. Tutte queste informazioni che possiamo tranquillamente appuntare in qualunque posto, ma in modo specifico nel bullet journal, ci permettono di eliminare inutili preoccupazioni, e quindi eliminiamo anche il dover rimuginare continuamente sulle stesse informazioni, e quindi riduciamo molto stress. Hai tutti gli strumenti a disposizione per non dimenticare mai tutto quello che riguarda una giornata tipica di uno studente universitario, quindi lezione, convegni, laboratori, incontri con i docenti e altro. Ovviamente non ho messo esami perché in genere ricordiamo benissimo quando è la data dell'esame, proprio per tutto l'aspetto emotivo che è legato a questo. Poi tieni traccia di ogni giornata di studio, quindi quante pagine hai fatto, quante ore hai studiato, se sei riuscito o riuscita a studiare in modo più rapido, in modo più efficiente. Puoi segnare gli obiettivi dello studio sia a breve termine, quindi per esempio nella giornata o nella mezza giornata, a
anche a lungo termine, quindi puoi utilizzare il bullet journal per applicare l'organizzazione del materiale di studio e del tempo che impieghi a studiare, come ti ho spiegato in tanti altri video nel mio canale, quindi sono cose che puoi benissimo integrare. E poi voglio dirti inoltre che puoi segnare i tuoi progressi. Questo è un aspetto molto importante per mantenerti motivato, quindi per alimentare l'aspetto emotivo anche, che è sempre importante, non deve essere mai sottovalutato. Quindi tieni conto dei voti degli esami, di nuovi argomenti trovati da aggiungere alla tesi, se sei laureando o laureanda e quindi ti trovi in quella fase in cui hai molto bisogno di creare il corpo della tesi, e spesso quando siamo distratti o facciamo altre cose può balenarci in mente un'idea che possiamo aggiungere, e quindi piuttosto che perderla perché non abbiamo dove appuntarlo, un bullet journal, soprattutto tascabile o comunque facilmente portabile con noi, è proprio la soluzione migliore. Io sono Nicola, in questo canale troverai video su metodi e tecniche di studio, che è proprio quello che hai visto in questo momento, ma puoi trovare video anche sulla psicologia applicata allo studio e il mindset da studente di successo. A questo punto io spero di averti aiutato, di averti delucidato un po' le idee. Se ti è piaciuto questo video o per contenuti nuovi, iscriviti al canale. Infatti troverai un video ogni giorno e scrivi nella sezione dei commenti per qualche dubbio, qualche chiarimento, informazioni in più, dei suggerimenti magari, anche perché ti risponderò sempre personalmente. Se vuoi delle consulenze private a pagamento con me, in descrizione trovi il link dedicato, e a questo punto io ti ringrazio per l'attenzione e ti aspetto nel video di domani.